sono molto curiosa di scoprire come sarà Crudo da Grande e anche di vedere la nuova Gamora, quindi insomma tutti un po' per un ritorno di fiamma, certo, ovviamente. Okay. Quindi sì, sei del team Mayonetta? No, purtroppo nel tuo. Ma io li amo entrambi, devo dire, però se devo guardare alla ship tutta la vita, Peter Quill e Gamora, io li amo. No, io tensione. Sì. Sì, però anche un po' di creepy, un po' di inquietante. Sì, un po' di... Però stemperata da momenti comici, esatto, momenti ballabili. Ok, qual è il guardiano più difficile da doppiare? Qual è? Il guardiano più difficile da doppiare? Groot. Assolutamente. Sì, mi fai un io sono Groot nella... Cosa vuoi che esprima per me? Eh no, tu dillo, io provo a indovinare. Io sono Groot. Perplessità. No. Vedi che è difficile? È difficile, allora, hai ragione. Tutto tu hai detto, vengo, non faccio prigionieri, miglior ospite, esatto, della serata. Grazie, grazie mille, volevo cedere, ok. Passi anche inosservato. Sì, ho anche la macchina arancione, quindi figurati quando sono venuto qua. Beh, almeno se hai un più uno ti trovi sempre nella sala. Esattamente, esattamente. Senti, siccome tu urli anni 80, facciamo un po' un quiz anni 80. Ah, no, ok, vai, vabbè, tranquillo, vabbè. Facile, cose preferite. Proviamo, vai. Band preferita? Agli 80? Sì. L'ascoltavamo prima in macchina. Amore, dammi una mano. I wanna gonna get you up, I wanna let you... Footloose! Okay, Kenny Loggins, ok, vai. Film. Oh, brava, brava. Non male che c'è la mia ragazza, sennò... Film? Ghost. Ok. Agli 80? Tanto dei temi di questo film riguarda il nostro rapporto con gli animali o le creature non umane ma diverse. Sì. Tu come sei? Io ho due, vi faccio vedere, ho due wow, bambini. Per me sono bambini. Oh, ho due poodle francesi, che uno ha una piccolina che si chiama Princess, altro Pablo. Quindi per me gli animali sono nel mio cuore, cioè io amo animali, quindi c'è un rapporto molto intimo con i bimbi. Spero che tu abbia portato il fazzoletto. Non dimmi questa cosa. Guarda, ce l'ho questo già, ma lo devo buttare e quindi speriamo bene. Che musica metteresti in questo terzo film? Bad Bunny? Ah, ma super contemporaneo, non nostalgico, anni 80, 90. Se no, finché la barca va di Orietta Verdi a lui. Ah, comunque, la barca che l'astronave va. Chiamiamo James Gunn, diciamo di cambiare all'ultimo. Siamo ancora in tempo. Hit preferite degli anni 80? Tre hit per anni. Che domande mi fa? Allora, facciamo così, ne scelgo random sugli artisti. Allora, James Brown, quindi andiamo sull'artista, è più semplice perché ne abbiamo fatte talmente. Quindi James Brown, Sex Machine, vabbè, voglio dire, adesso non esageriamo, però. Poi Michael Jackson, non ti dico Billie Jean per non essere scontato, Man in the Mirror, perché mi piace da morire, una delle mie canzoni preferite. E poi ti metterei dentro così un Prince con Kiss. Vi do un bacio e me ne vado. Ciao! Ciao!